Ciao a tutti e benvenuti su Come Realizzare Tutto su DIY Ispirazione. Oggi sono qui con voi con un nuovissimo video dove andremo a realizzare questo bellissimo panno che si chiama Ballerino dei Sogni. Un panno molto bello e che prende il nome proprio da questi archetti che si trovano sopra il pattern. Sto usando la Bubble Merino con questi colori molto particolari. Abbiamo questo rosso molto molto forte che è combinato con altri quattro colori, quindi un arancione, un rosa molto chiaro e un grigio. Si utilizza con uncinetto tra 2 e 4, noi abbiamo un 3.5 oggi e abbiamo 200 grammi di lana per 700 metri, quindi bella bella lunga, ma abbastanza per realizzare il panno che vogliamo fare oggi, quindi vi basta un gomitolo. Vi faccio subito vedere come si lavora. Come potete vedere la struttura è molto leggera, molto carina e potrebbe sembrare abbastanza difficile, ma vi assicuro che con un pochino di pratica riusciamo tranquillamente a realizzarlo. Qui in questa parte vedete che ha delle strutture fatte a pacchetti, per esempio qui ce ne sono tre, e noi ci muoviamo tranquillamente realizzando ogni volta i nostri pacchettini di maglie, se vogliamo così chiamarli. Si sviluppa verso l'esterno, soprattutto, vedete, noi lavoriamo in cerchi a fine di espanderci verso l'esterno e verso i lati. Io direi che, come spiegazione va più che bene, possiamo immediatamente cominciare a lavorare. Ok, eccoci qui. Cominciamo a lavorare facendo la solita struttura del cerchio, quindi ci lasciamo tantissimo spazio lì sotto e chiudiamo vicino l'uncinetto. Cominciamo facendo un po' di maglie, precisamente 4 verso l'alto. E cominciamo a lavorare. Doppio giro sul mio uncinetto e chiusure a 2 a 2. Proseguo in questo modo e ne creo altri. Doppio giro sull'uncinetto e poi sempre chiusura attraverso 2 e attraverso 2. Ne ottengo quindi 3 sopra il mio uncinetto. Li unisco tutti e 3. E ho realizzato il primo pacchettino. 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie verso l'alto. Doppio giro, mi infilo lì in basso, vicino alla base dell'altro. Continuo a chiudere facendone sempre a 2 a 2. Doppio giro, chiudo, chiudo, 3 giri sul mio uncinetto, doppio giro, chiudo attraverso 2, chiudo attraverso 2, 4 giri sul mio uncinetto. Una volta che io arrivo a 4 giri, vado a raccoglierli tutti e 4. E poi vado a continuare con altre maglie verso l'alto, sempre 7. Questa è una struttura che incontrerete molto molto spesso nel corso della nostra creazione, quindi è importante da imparare. Ho rifatto di nuovo un doppio giro e ho richiuso un'altra volta attraverso 2 e attraverso 2. Proseguo sempre nello stesso modo, chiudo a 2, chiudo a 2, doppio giro, chiudo a 2, chiudo a 2.
4 giri sul mio uncinetto, li raccolgo tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E la numero 7. E continuo come prima. Doppio giro, porto su, attraverso 2, attraverso 2. Doppio giro, porto su, attraverso 2 e attraverso 2. Doppio giro, porto su, attraverso 2 e attraverso 2. 4 giri sul mio uncinetto, li raccolgo tutti. E a questo punto possiamo chiudere e rifare nuovamente le nostre 7 maglie. Questa è la struttura che otteniamo finora. Ne facciamo un'altra, un altro pacchetto, attraverso 2, attraverso 2. Doppio giro, porto attraverso 2 e attraverso 2. Doppio giro, porto su, attraverso 2, attraverso 2. Raccolgo tutte e 4 le maglie che ho qua sopra e a questo punto abbiamo fatto i pacchettini iniziali. Quindi questo sarà ufficialmente il primo giro della nostra creazione. Stringo tutto per bene, sembra un fiorellino, che carino. E quindi questo è il primo step per la realizzazione del nostro panno. In tutto abbiamo fatto praticamente 5 pacchetti di maglie. Ci muoveremo in questo modo anche per il resto. Andiamo ad iniziare la seconda, o meglio il secondo cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 maglie per la nuova riga, il nuovo cerchio. Andiamo a collegarlo proprio qui, nel mezzo dell'arco realizzato in precedenza. Lo assicuriamo a metà dell'arco e a questo punto avremo realizzato una catenella. Realizzo nuovamente delle maglie verso l'esterno, ma questa volta ne realizzo solo 7. Arrivo quindi a 7 e mi vado ad infilare lì, nel mezzo del pacchetto che trovo. Le assicuro, una volta che sono sistemate, ricreo nuovamente le mie maglie verso l'esterno. Questa volta ne ho fatte 9. Le vado immediatamente a spostare verso l'altra metà. Le assicuro a metà del mio arco e poi ricomincio. Ne facciamo nuovamente 7 e una volta fatte nuovamente 7 le vado a riposizionare a metà del mio arco. A questo punto devo soltanto realizzare la prolunga che abbiamo visto di là. Quindi vado a fare altre maglie. Ne faccio 5. Vado a fare 5 giri intorno al filo e poi le vado a comporre con la maglia che trovo qua vicino, quindi quella vicino l'inizio. Mi riattacco alla base e vado a chiudere sempre attraverso 2,
attraverso due. Mi trovo qua giù, le chiudo entrambe e così, era un po' largo, lo devo rifare perché non era venuto abbastanza stretto. Rivediamo il procedimento. 5 giri intorno all'uncinetto, attraverso due. Completo il lato, l'angolino anzi, scusate. Ed ecco qui, abbiamo realizzato a specchio anche il secondo giro. Come potete vedere, questo era un giro molto molto facile, anche da ricordare. Sicuramente è uno dei giri più facili che alla fine si va ad incontrare. Giro numero 3. Vado a fare in tutto 11 maglie verso l'esterno. Mi riaggancio alla metà dell'archetto che trovo sotto e mi unisco. Doppio giro, chiudo a due. Doppio giro, chiudo a due. Doppio giro e richiudo a due. A questo punto vado a ricreare gli stessi pacchetti che ho incontrato prima. Quindi che cosa succede? Non devo nuovamente ricreare le catenelle lunghe e andarmi a riattaccare in mezzo, bensì rivado a fare i pacchetti che abbiamo visto all'inizio del nostro lavoro. Proseguo sempre facendo lo stesso numero di maglie, quindi altre 7 maglie qua giù, doppio giro e attaccato al pacchetto di prima ne sviluppo un altro, quindi 1 2 e 3. Faccio sempre il terzo pezzo. Ho 3 pezzi sul mio arco, ho 3 giri sul mio uncinetto, li raccolgo tutti quanti e ricomincio con le maglie. Ne facciamo sempre 7. Realizziamo nuovamente degli altri pacchettini da 3. E una volta che ne abbiamo 4, li raccogliamo tutti insieme. Realizziamo quindi 3 pacchettini sul nostro archetto che troviamo qua vicino e poi ricominciamo a lavorare. Quindi l'unica particolarità è che dopo la riga 2, invece di andare a fare di nuovo delle catenelle semplici, andiamo a realizzare questi blocchi da 3. Anche perché se facessimo tutte catenelle sarebbe un po' troppo facile e anche poco coprente. Quindi insomma è più comodo e più sensato farla in questo modo. A questo punto, unione qua sotto, qua vicino con l'ultimo pacchetto, ricominciamo con un'altra catenella, che deve essere sempre da 7, mi raccomando. La andiamo ad unire allo stesso arco che abbiamo trovato qua sotto, quindi la uniamo a metà dell'arco e a questo punto simmetricamente vado a realizzare la metà riga che ho fatto finora. Quindi facciamo così, doppio giro, entro e chiudo. Di nuovo un pacchettino. Un altro
4 giri sul mio uncinetto e chiudo tutto. Di nuovo, maglie verso l'esterno, sono sempre 7. Realizziamo di nuovo i nostri pacchetti. Secondo pezzo e terzo pezzo. Eccolo qua. Chiudo tutto perché ho 4 giri sul mio uncinetto e ricomincio. Facciamo anche il nostro terzo pacchetto. Unisco anche l'ultimo e poi terminiamo la terza parte, il terzo giro. Ci uniamo immediatamente all'arco che troviamo e poi maglie semplici, ne facciamo 5 e proprio come fatto prima 5 giri intorno all'uncinetto e aggancio la mia catenella alla fase d'inizio. Mi vado a mettere quindi qua in mezzo e passo attraverso 2, attraverso 2, attraverso 2, vado a chiudere quassù. E riesco così a realizzare anche il mio terzo giro. Qui ci sono i 3 pacchetti che abbiamo fatto per il nuovo giro. Questa è la parte iniziale. Questa è invece la catenella che andava a dividere a metà, quella che abbiamo fatto per far ripartire il giro dall'altro lato. E poi beh, il resto già lo conoscete. Continuiamo e andiamo a fare il resto. 5 maglie, giro di uncinetto, altro giro, mi infilo nella maglia vicina e chiudo a 2 a 2. Di nuovo doppio giro, mi infilo 2 2. Ne ho 3 sul mio uncinetto. Li unisco tutti e 3 e poi aggancio altre maglie. Ne faccio 7 in tutto. Doppio giro, mi metto alla base della prima creazione che ho fatto in questa riga e proseguo in questo modo. Realizzo un insieme da 3, li chiudo e faccio altre 7 maglie. Di nuovo 7 maglie, doppio giro, mi infilo, parte 1. Doppio giro, mi infilo, parte 2. Doppio giro, mi infilo, parte 3. Eccola qua. Unisco il tutto e realizzo quindi 3 pacchetti subito per la riga 4. Aggancio subito all'archetto e unisco in modo abbastanza stretto. Facciamo 7 maglie, mi riunisco subito all'arco
vedete. Lascio direttamente questa parte qui, piuttosto che costruirne altre, mi vado ad agganciare subito all'arco centrale. Arriviamo a osservare che la prima parte del nostro lavoro sembrava un fiorellino ed è una cosa molto molto carina. Proseguo sempre in modo analogo. Realizzo nuovamente un pacchetto da 4, unisco il tutto, e faccio altre 7 maglie verso l'esterno. Doppio giro attraverso 2, doppio giro attraverso 2, doppio giro e attraverso 2. Altre 7 maglie e ricomincio nuovamente la stesura del mio pacchetto. Continuo a lavorare . Completo quindi questa zona con una struttura da 5, con tanto di archi, quindi 5 pacchetti più archi. Nel mezzo troviamo ancora gli archi di prima e come potete vedere è come se avessimo ripetuto la struttura a pacchetti che abbiamo visto proprio all'inizio del nostro lavoro. Proseguo, aggancio l'arco alla parte di prima, faccio nuovamente le mie maglie verso l'esterno, ne facciamo sempre 7, mi aggancio all'archetto vicino, di nuovo, e poi mi vado a muovere anche verso questo qui, che sarà appunto, che formerà il cerchio completo. Mi aggancio direttamente a lui, faccio di nuovo la mia struttura a pacchetti, quindi vado a fare il primo, 4 giri sul mio uncinetto, noi chiudiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chiusura 2 a 2, doppio giro, chiusura 2 a 2, doppio giro, richiudo a 2 a 2, ho un altro pacchetto, lo andiamo a chiudere. Ancora maglie verso l'esterno, ne facciamo sempre 7, doppio giro, infilo, doppio giro, infilo, di nuovo doppio giro e chiudo anche questi 4 qui, li raggruppo tutti insieme e chiudiamo anche loro ed è così che riesco a completare tranquillamente anche la riga numero 4. Piccolo riepilogo, la guardiamo un attimino. Abbiamo cominciato direttamente con i nostri pacchetti, che sono questi qui, che troviamo subito qui al lato, come potete vedere. Ne abbiamo fatti immediatamente 3. Abbiamo agganciato
con questi ponticelli di maglie semplici, quelli fatti da 6, da 7, scusatemi. E ci siamo mossi. Abbiamo creato un altro arco, un arco nuovo, ci siamo agganciati nuovamente a dei pacchetti. Abbiamo fatto la parte centrale nuovamente con altri pacchetti, abbiamo fatto i nostri 5 pacchetti che andavano a riprendere i primi che abbiamo fatto con la prima riga, che sono qui. Andiamo a controllare e a vedere che c'è un altro arco proprio come quello di prima e poi abbiamo nuovamente i pacchetti che abbiamo fatto sempre all'inizio, quindi quelli da 3 con la chiusura 2 a 2. Ed è così che riesco a completare tranquillamente anche la mia riga numero 4. Ora ci dedichiamo subito alla numero 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Iniziamo questa riga qui con 11 maglie. E si struttura. Andiamo a fare immediatamente un archetto qui. Lo fermiamo, ci spostiamo e andiamo ad agganciarci verso sinistra. Precisamente sotto la struttura a 3 pacchetti che abbiamo qui. Quindi, di nuovo maglie, di nuovo maglie semplici verso l'esterno, ne facciamo sempre 7. Andiamo a fare subito un altro arco che si aggancia all'arco che abbiamo lì. Quindi cominciamo la nuova riga solamente con 2 archi e no strutture. Di nuovo spostamento verso sinistra. Doppio giro, ci agganciamo, facciamo primo pezzo, doppio giro, ci agganciamo, secondo pezzo, doppio giro, ci agganciamo e facciamo il pezzo numero 3. 4 giri sul mio uncinetto, raggruppo tutto e rifaccio le mie maglie. Ne facciamo sempre 7 verso l'esterno, doppio giro, mi aggancio, facciamo i nostri pezzetti. Doppio giro, mi aggancio, faccio il secondo pezzo, doppio giro e mi riaggancio e faccio il terzo. Rifaccio un altro pacchetto, 4 giri sul mio uncinetto, lo chiudo e ricomincio così. Vado quindi a completarne un altro. Realizzo tranquillamente anche questo, faccio una bellissima unione e così potete vedere come ci stiamo muovendo proprio su questo arco. Ovvero avrete visto che qui ci manca proprio un pezzettino, se vogliamo dir così. A questo punto che cosa facciamo? Creiamo più o meno una cosa analoga a quella che abbiamo fatto alla riga precedente. Ci agganciamo all'archetto che vediamo di là e poi vado a fare le mie maglie. Vado verso l'esterno, chiudo così. Nove maglie da questo lato. Mi aggancio all'arco vicino e chiudo. Facciamo di nuovo le maglie libere, ne facciamo sempre 7. Mi aggancio di nuovo all'arco vicino. Eccoli qui, di nuovo struttura ad archetti. È molto molto simile a quella che abbiamo fatto prima, ma non uguale perché non abbiamo la struttura dei pacchetti che sorregge. A questo punto ci troviamo vicino a un altro arco che adesso segna la parte sinistra, doppio giro, andiamo a fare i nostri pacchettini.
Benissimo, ne vado a fare tre proprio come ho fatto prima. Ricominciamo. Giro, chiudo, 1 e 2. Di nuovo maglie semplici. Sempre 7. Mi unisco qui. Cinque maglie, doppio giro, cinque doppi giri, mi infilo qua. Vado quindi a fare la mia ultima catenella. Unisco, unisco e vado a due a fare la mia ultima catena. Per la riga, però. Riesco quindi a fare nuovamente un'altra riga. Parti importanti sono sicuramente quelle centrali, dove andiamo a realizzare tutti gli archetti. Parti più difficili queste, dove incontriamo i pacchetti, che vanno fatti ovviamente sia a destra a sinistra in modo simmetrico. Alla fine, se ci pensate, vi basta studiarvi mezza riga, arrivare a metà della riga e poi giustamente ricompletate l'altra parte seguendo gli step precedenti. Attenzione a questo step dove andiamo a mettere i pacchetti, qua invece tranquillamente al centro, soltanto archi, niente di troppo difficile. Ricordatevi l'arco al centro che aveva 9 maglie invece di 7 e che riprende un pochino la struttura che abbiamo visto qui all'interno, quella dove abbiamo anche gli altri pezzettini messi insieme. A questo punto i nostri archi che vedete qui saranno ovviamente una base d'appoggio per il prossimo cerchio che andiamo a vedere. Dopodiché il tutto diventerà molto più immediato e facile, anche se già da qui potete notare che è abbastanza tranquillo, facile, lo si ricorda abbastanza bene, bisogna soltanto fare attenzione. Vi mostrerò altre due righe e poi dopo c'è soltanto una ripetizione di tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Ovviamente esonerata la prima parte dove avevamo soltanto i pacchettini. Dobbiamo semplicemente seguire il resto che vediamo intorno. Andiamo quindi a realizzare la riga numero 6. E vediamo un pochino come si realizza. Cominciamo con la maglia esterna, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ne facciamo 11 per questa riga qui. Alla fine si comincia sempre con 11, è difficile che cominciamo con di meno adesso perché è ovviamente più sviluppato. Cominciamo con 11, mi aggancio subito all'archetto in questo modo e lo fermo per bene, eccolo qua. Prima parte che faccio è attaccare le mie 11 maglie qui vicino. A questo punto ci andiamo a spostare verso il secondo arco, quello che trovate vicino, quello che abbiamo fatto alla riga precedente. Cominciamo ad aggrappare tutti i pacchetti sopra quest'arco qui, quindi sopra il secondo arco che abbiamo fatto prima. Mi muovo sempre a due, avete già visto come si fanno i pacchetti, non penso ci sia bisogno che io lo ripeta, e continuo a lavorare. Ogni 4 che trovo li chiudo e li vado a raggruppare in questo modo. Ne ho fatto uno, ho fatto un solo pacchetto, ne ho completati 3 e si trovano qua sopra, li vedete vicino al primo che ho realizzato, e adesso ci spostiamo direttamente nella parte centrale. Dentro chiusura, chiudo tutto, 1, 2, 3, 4,
5, 6 e la numero 7. 7 maglie, mi rinfilo nell'archetto, lo chiudo semplicemente perché ci faccio solo da arco. Arriviamo al centro, precisamente qui, e seguiamo la struttura del terzo. Andiamo a vedere che cosa facciamo. Vado di pacchetto, eccone uno, vado a fare 7 maglie e faccio un altro pacchetto, eccolo qui. Faccio un altro pacchetto da 9 perché è il centrale e perché mi serve più spazio. Aggancio e sposto. Ho completato l'altra parte di riga facendo i pacchetti nel mentre, perché altrimenti se vedete solo pacchetti giustamente dite che stanchezza. Proseguo con le maglie semplici, sempre 7, sempre di qua, un archetto, mi risposto, questo è l'arco che abbiamo visto prima, quindi giustamente ci vado a riattaccare i pacchetti e poi l'ultimo lo facciamo sempre con 5 maglie, 5 giri. Andiamo a vedere subito cosa facciamo, perché giustamente dobbiamo concluderlo con le stesse maglie che abbiamo visto prima, quindi con le 11 che abbiamo fatto in precedenza. Andiamo a fare, lo attacchiamo all'arco, 5 maglie verso l'esterno, 5 giri sul nostro uncinetto e subito dentro. Chiudo a 2, chiudo a 2, chiudo a 2, chiudo ancora a 2 e completo la mia righetta in modo super efficace. Abbiamo completato, questa era la nostra sesta riga. Qui vediamo gli agganci con i pacchetti, parte in mezzo questa qui che sporge, pacchetti intorno, all'interno ci si forma un quadrilatero se lo confrontiamo con quello della quinta riga. Adesso andiamo a cominciare anche la riga numero 7 e poi abbiamo una tranquillissima ripetizione di tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso. Vi ricordo sempre di cominciare una nuova riga con 11 maglie verso l'esterno e di completarla sempre con 5 maglie e i nostri 5 giri. Giustamente. Comincio la mia settima riga realizzando un po' di pacchettini, eccezione che troviamo a ogni cambiamento, non proprio ogni cambiamento di riga, piuttosto ogni volta che si ripete la riga numero 7. Pacchettino, 7 maglie, aggancio. Faccio un altro pacchetto, e lo chiudo. Sette maglie, aggancio qua sotto, e faccio un altro pacchetto. Che cosa succede quindi? Utilizziamo sempre le 11 maglie, iniziamo sempre con le 11 maglie, eccezione quando ci ritorna la riga 7, ci agganciamo subito i pacchettini e poi ricominciamo. Dopo questa, invece, continuiamo con le nostre 11 maglie, che sono quelle iniziali, mi raccomando.
7 maglie, aggancio al mio archetto, lo metto sicuro, doppio giro e pacchetti. Fatto altri pacchetti con maglie semplici, già visto il procedimento, proseguo in modo analogo. 7 maglie, unione qui, mi risposto e andiamo qua giù. Nell'arco che si trova vicino. Sono andata a realizzare nella parte centrale gli archi che ho incontrato 3 righe fa. Quindi molto semplicemente, dopo la terza riga, ripeto questo procedimento, poi ricomincio dalla terza riga e ovviamente vado ad aggiungere gli archetti anche in base allo spazio che ho nel centrale, quindi aggiungo gli archi che riesco a far entrare. Una volta fatti gli archi nella parte centrale, vado a riprendere un'altra catenella doppio giro e pacchetti. Ne faccio 3 proprio come prima, chiudo tutto su, archetto qui, e completo proprio come ho completato con i pacchetti la mia riga iniziale, cioè la riga con cui ho iniziato, l'inizio della 7. A questo punto possiamo fare un piccolo riepilogo e poi io mi metto a lavorare e vado a completare il mio pannetto. Abbiamo quindi l'ultima riga. La riga 7 mi è cominciata con i pacchetti, quindi sviluppo i pacchetti, archetto, sviluppo i pacchetti, archetto, sviluppo i pacchetti al centro, proprio come ho fatto 3 righe fa, quindi seguo lo stesso pattern, lo stesso indirizzo e poi da metà in poi seguo tutti gli step che avevo già fatto. In altre parole, possiamo dire che noi proseguiamo col nostro lavoro facendo 5, 6, 7, 5, 6, 7, queste righe che avete visto in quest'altra metà di video. Io proseguo sempre in questo modo anche durante la costruzione del resto. Ci vediamo tra pochissimo, giusto il tempo di lavorare e finire qui. Ok, ecco qui il mio lavoro completo. Andiamo a vedere qualche dettaglio. Vedete qui. Quando sono andata a chiudere ho ritrovato nuovamente i 5 petali che avevo fatto in mezzo, cosa che ritrovo anche nelle righe precedenti. Quindi vado sempre a controllare ogni 3, ovviamente vado a ritrovare cose che ho già fatto. Abbiamo intorno inoltre sempre gli stessi pacchetti, gli stessi archetti che sorreggono, abbiamo dei petali che si agganciano agli archi, come abbiamo visto prima, sempre nella sezione dei 5 petali. Abbiamo anche qui gli archetti con i pacchetti, archetti che sostengono pacchetti, sempre in ordine, come abbiamo visto prima. Abbiamo qui invece la parte dove c'è il cambiamento di colore, così vi faccio vedere anche cosa succede per fare un po' di
particolarità abbiamo la parte in cui inizia a fondersi il rosa insieme al grigio. Come potete vedere, questo pattern alla fine è molto ripetitivo, soprattutto se lo si guarda in grande. Basta controllare le righe di prima, ovviamente si lavora in modo sempre più esteso, e vi ricordo di controllare anche l'inizio della riga quando facciamo le 11 maglie, quando invece andare ad attaccare i pacchetti. Vi faccio vedere invece qui alla fine abbiamo fatto una rifinitura in maglie basse che ha coperto tutto il nostro pannetto e quindi ha questa catenella che è poi alla fine la parte finale, quindi la parte che va verso il basso quando la si indossa. E beh, io non ho molto altro da aggiungere se non dire che mi è piaciuta molto questa lana, mi è piaciuto moltissimo il colore e la varietà dei colori e mi è piaciuto moltissimo anche lavorarla. Potrebbe sembrare difficile, ma vi assicuro che con un po' di impegno e anche un po' di dedizione ci si riesce benissimo. Ebbene, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse vi invito a lasciare un bel like, a lasciare un commentino e anche a condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi perché sul nostro canale facciamo tantissimi video simili, sempre dedicati ai DIY, e soprattutto ricordatevi anche di attivare la campanella degli avvisi, così da rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri DIY e anche su tutte le nostre creazioni dedicate al lavoro a maglia e alla lana. E vi ricordo inoltre di guardare qualche video che trovate qui in sovraimpressione. Ebbene, per oggi è tutto. Noi ci vediamo super presto con delle nuovissime idee. E ciao!